Salve a tutti e ben ritrovati nuovamente dal vostro Gio. Mi scuso già subito perché ho notato in fase di produzione che il primo episodio è uscito senza audio di gioco, perché OBS, ovviamente, essendo un programma un po' capriccioso, mettiamola così, mi ha praticamente impedito di inserire la traccia audio separatamente. Quindi, vabbè. C'è stato questo piccolo problema e fortunatamente non pesa troppo il fatto di non avere audio, dato che comunque io parlo abbastanza all'interno del video, quindi diciamo ho sopperito o comunque ho cercato di non far pesare troppo l'audio mancante facendovi io da audio praticamente all'interno del gioco. Adesso ho sistemato, l'audio funziona anche all'interno del gioco e quindi sentirete sia l'audio in gioco e sia ovviamente il mio commentario in generale. Allora, la volta scorsa ci eravamo lasciati con i comandamenti da dover eseguire all'interno del nostro culto, cosa molto importante è anche quella di costruire i letti, mi raccomando, perché io ho perso 20 di fede subito perché non ho abbastanza letti per i miei follower, quindi maledetti in questo caso i miei follower, che come potete vedere possono dormire alcuni all'interno dei loro sacchi a pelo, mentre invece gli altri purtroppo non possono. Andiamo ad istituire il nostro primo comandamento, quindi oggi parleremo anche dei comandamenti, che praticamente si sviluppano in 5 nodi diversi. Comandamenti che saranno disponibili. Ora, in questo caso, il primo obbligatorio sarà quello del fuoco. Quindi accendere il fuoco per aumentare la fede del gruppo di 30, mentre invece gli altri in generale comandamenti si svilupperanno in 5 nodi che vedremo successivamente. Come potete vedere, possiamo utilizzare questo fuoco per permettere ai nostri follower di danzarci attorno e quindi aumentare la loro fede dei 30 punti, che non è male. Questo è un rituale jolly, io lo chiamo rituale jolly perché è uno di quelli che vi consente di aumentare la fede quando magari succedono cose all'interno del vostro culto che vi abbasseranno la fede in maniera abbastanza drastica, quindi bisogna fare attenzione. Qui facciamo il nostro sermone. Ho già fatto il sermone la volta scorsa e ho sbloccato già il primo potenziamento delle mie armi. Come potete vedere, la mia fede è per il momento a metà. Esatto, vedi, predicare sermoni, incrementare e fare rituali permetterà alla fede di crescere. Da questo momento in poi mi serviranno le ossa per poter effettuare alcuni di questi rituali. Le ossa ovviamente si ottengono uccidendo i nostri nemici, quindi nel momento in cui uccideremo i nostri nemici e apparirà il loro scheletro all'interno della mappa di gioco, ricordatevi di distruggere anche lo scheletro per ottenere le ossa. La prima volta le ossa vi verranno attribuite automaticamente al completamento della stanza, perché ogni volta che una stanza verrà completata i cadaveri esploderanno e le ossa vi verranno raccolte in automatico. Però se uccidete nemici dopo aver completato la stanza, perché può capitare che magari ci siano, che ne so, degli oggetti che si possono rompere e al cui interno vi sono delle ossa, dovrete raccoglierli voi manualmente, quindi non verranno raccolti automaticamente. Ok, quindi adesso dobbiamo effettuare un'altra esplorazione del dungeon per raccogliere delle ossa e poi effettuare il rituale per i nostri follower. Come potete vedere nella barra centrale invece, dove c'è scritto 7 su 44, vi fa vedere i malus, tra virgolette, del vostro culto. In questo caso mi mancano 2 letti per i miei follower, quindi devo costruire necessariamente altri 2 letti per i miei follower che sono rimasti senza letto. La nuova ascia poison, che ho sbloccato praticamente da poco, le armi velenose. Con il primo, diciamo, power up dei miei oggetti ho sbloccato le armi velenose e questo è ottimo, perché l'ascia per me è praticamente win, è quasi win anzi. Ecco qua, vedete, quando si completa la stanza si spaccano le ossa del cadavere e vi vengono fornite in automatico.
Vedete, però qua ci sono tutte le ossa e adesso eccoli qua, tutti insieme. Quindi è vero, la corona rossa ha preso un altro discepolo. Com'è possibile? Abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere. Non importa. Non dobbiamo importunare Shamura con questo. Possiamo occuparcene noi, fratello. Come comandi, mia sorella. E come potete vedere adesso qua veniamo colpiti da altri nemici. Ok, qua facciamo attenzione. Ok, fortunatamente l'ascia è talmente forte che... Ecco, e come potete vedere, appena completate la stanza, le ossa si spaccano e vengono comunque prese in automatiche dal nostro agnello. Quindi nessun tipo di problema. Vedete? Poi possiamo raccoglierle in tutta tranquillità. Allora, proseguiamo. Vado che così abbiamo anche un po' di gameplay per quanto riguarda il dungeon. Il secondo boss ovviamente l'ho già sconfitto. Quindi questo sarà il terzo boss e il prossimo sarà addirittura già il primo predicatore. Quindi questo è importante. Avremo già il nostro primo boss, diciamo, di fine area, chiamiamolo così. Vi consiglio sempre di tagliare le erbe, che comunque le erbe vi serviranno in futuro per tante cose in generale, quindi... Tagliate sempre... better chest, assolutamente sì. Chest migliori che fanno comodo. Cercate di tagliare sempre l'erba, soprattutto dove vedete i fiori, perché i fiori vi consentono comunque poi di craftare le stanze per curare subito i vostri follower e quindi impedirgli di stare a letto malati. Quindi ci saranno tante piccole cose che vi insegnerò, che ho imparato a mie spese. Altra carta, va bene, questo nulla di particolare. Allora, qui abbiamo il negozio che mi sblocca un follower. Qui abbiamo un altro follower che possiamo sbloccare da solo e prendendo anche delle altre pietre. Allora, il follower qui solitamente si paga. E dato che io non voglio sprecare soldi, preferisco prendere la roccia. E la roccia comunque mi serve tantissimo. Mi raccomando, l'erba tagliatela, vedete, perché potete ottenere dei pezzi di erba che vi permetteranno di craftare un cibo che tra l'altro tramite un comandamento non vi darà malus. Il cibo d'erba non darà malus, che è una cosa importantissima. E poi, vabbè, e poi comunque vi consentirà anche di approfondire di più il discorso dell'agricoltura e quindi poter in un qualche modo coltivare le vostre piantagioni. Ecco, qua è successa una cosa che odio del gioco, ovvero il fatto che il nemico spawni e nel momento in cui il nemico spawna fa l'attacco nell'animazione di spawn. E quindi che cosa succede? Succede che praticamente mi colpisce, perché avendo caricato l'animazione di spawn prima io vengo fregato e quindi non lo posso colpire prima. Questa è una cosa che odio, che ancora non hanno sistemato, ma che spero sistemeranno in futuro. Perché i nemici che sono praticamente intangibili e che caricano la loro animazione durante il loro spawn e poi vi colpiscono così a caso è un po' un'infamata. E non è neanche la prima volta che mi succede, quindi è una cosa che ancora dovrà sicuramente essere sistemata, anche perché comunque... Diciamo, le versioni del gioco ancora è sicuramente da sistemare, da fissare, specialmente quella PS5, anche perché quella PC so che già è stata sistemata da un lato, in alcune cose è già stata sistemata, mentre invece forse la versione PlayStation 5 ancora ha questi piccoli problemi. Nel frattempo io prendo collezionabili che sinceramente... decorazioni e collezionabili che sinceramente non mi danno fastidio, anche perché sono tutte cose che ho già preso anche in precedenza, quindi già so cosa sono.
Attenzione che qua ci sono anche le trappole adesso. Ecco, mi ha colpito, bene, ottimo. Poi questa cosa che i nemici escono fuori dalla mappa è molto molto fastidiosa. Oh, mi è spawnata una nuova maledizione. Siamo a mezzo cuore, il che non mi piace in realtà. Oh, meno male, abbiamo recuperato. Qui vedete le ossa, qui le posso spaccare io manualmente, il che ve lo consiglio sempre, perché può capitare appunto di droppare, di far droppare ossa. Qua mi prendo un cuore. C'era anche la passiva di poter far spawnare un cuore quando uccidevo un nemico, ma essendo del 10% non mi fido tantissimo, purtroppo. Mi ha colpito dalla distanza siderale. Mi ha colpito dalla distanza di 600 km. Però fortuna che era il cuore comunque quello azzurro, quindi nessun problema al riguardo. Qui abbiamo preso un altro talismano, che questo serve per non far dormire un follower. Il talismano della luna. E qui abbiamo il terzo boss. Quindi prossimo boss sarà addirittura il predicatore. O comunque il... Sì, vabbè, io li chiamo predicatori. Sarebbero tipo vescovi o comunque... Perché bishop fondamentalmente vuol dire vescovo. Ma in questo caso io credo che sia più appropriato chiamarlo predicatore. E non tanto vescovo, perché comunque... Ah, facciamo attenzione, qui c'è il poison che farà il suo lavoro. Better chest, ma qua better chest mi sembra un po' riduttivo. Qua facciamo attenzione perché ci sono ste trappole buttate di lato che sono infamissime. Ok, qui possiamo prendere altra roba. Ovviamente i tarocchi che mi aiutano. Un mezzo cuore extra che a me piace. Così sono bello tancoso. Fate attenzione a questi nanerottoli che caricano l'attacco e non vengono stunnati. Quando caricano l'attacco non vengono stunnati. Se li colpite normalmente sì, vengono stunnati, ma se li colpite mentre caricano no, quindi fate attenzione perché loro l'attacco lo concludono sempre, quindi attaccate e schivate subito. E qui siamo al boss. Eccoci qua. Ok, lui non me lo ricordo particolarmente difficile. Aveva l'attacco quello che spruzza così. E poi l'attacco quello con i tentacoli per terra, se non sbaglio. Quindi non è particolarmente aggressivo. Esatto. Quindi basta stare alla giusta distanza. Attaccarlo quando spona. E dopodiché allontanarsi. Molto easy questo. Ce l'abbiamo in pugno. Se non sbaglio poi nella seconda fase dovrebbe essere forse un po' più aggressivo con i tentacoli, che forse sono un po' più lunghi. Anche se in realtà non me lo ricordo. No, ma credo che lui sia sempre così. Il veleno noi lo applichiamo, che fa sempre comodo. Vedete, bastano due colpetti e dopodiché ci si allontana. Anche perché così magari non subiamo
i danni e quindi prendiamo il bonus del 20%. Perfetto. E qui abbiamo un altro follower da portare a casa. Terzo e ultimo boss che abbiamo preso. Io qua prenderei altra legna, oserei dire. Altro frammento di comandamento. Ah no, qua sono tornato indietro. Devo andare di qua. Eccoci. E come potete vedere, abbiamo fatto anche il terzo boss. Esatto, 20% come potete vedere, 20% di oggetti in più perché non ho subito danno dal boss, quindi mi ha dato un qualche cosina in più. Ok. Che adesso mi sta dicendo che appunto loro l'hanno tradito, l'hanno incatenato e io praticamente devo... Ecco, vedi, lui mi sta dando dei rituali. Mi ha dato il rituale di sacrificare i follower per incrementare la mia potenza e anche l'abilità di leggere la mente dei miei followers per sapere ovviamente quello che pensano e quello che hanno intenzione di fare. Ecco, questo da parte dei follower, queste sono importanti per far crescere la lealtà, ma pericolosissime se non si completano perché abbassano drasticamente la fede. Ok, dobbiamo quindi costruire la farm. Ok, quindi mi ha chiesto praticamente di... Ah no, un farm plot. Quindi sì, soltanto un... ok. Vabbè, posso costruire anche la fattoria adesso. Però il farm plot sarebbe appunto il... ecco, secondo livello del culto. Questo sarà buono per dopo. Ah, la posso costruire in realtà la fattoria? Mi costa 20 monete, ma io la costruisco subito la fattoria. Ecco, la costruiamo qua. E costruiamo anche, ecco, il farm plot, che sarebbe l'obiettivo in generale, e lo piazziamo qua. Poi, costruiamo anche altri letti, visto che qua mi servono i letti per i follower, quindi sono a... quanti letti sono? Devo farne... Sì, se magari ti piazzi, ecco qua. Adesso sono 5, però più quello che ho preso come follower, quindi 6. Io ne piazzo ovviamente uno in più che schifo non fa, anzi ne piazziamo qualcun altro in più. E qui c'è la prima cagata. Esatto, anche l'igiene sarà importante. Questo è affamato. Quindi cuciniamo per i nostri amichetti. Ecco, la cosa che un pochettino, non dico che non mi piace, ma che mi ha un po' deluso, è il fatto che tu non possa mettere un cuoco che ti cucina i pasti per i tuoi follower. Questa è una cosa che un pochettino mi ha, non dico triggerato, però mi ha un pochettino dispiaciuto, se devo essere sincero. Questo quando i follower muoiono, ok, quindi questo lo metto alle costruzioni. E ora me ne arriva un altro. Ecco, anche tu, madonna, tutti i tratti che fanno cagare, tra l'altro. Cioè, tratti buoni zero, impossibile avere un tratto buono. Ok, ovviamente qui devo costruire gli altri letti, ma ci bastano, perché appena costruiranno quei letti... basteranno. Ecco, qui dobbiamo fare attenzione all'igiene. All'inizio purtroppo saremo noi praticamente a spazzare a terra per saremo noi purtroppo costretti a spazzare a terra per pulire tutta la zona. Però in futuro, ok, e adesso possiamo recuperare la ricompensa dal nostro follower, che aumenta la sua fede e ovviamente mi aumenta, vedete, la fede di 20 perché ho completato in questo caso la quest, quindi molto importante. Posso predicare il sermone, credo, sì, questa è una cosa importante da fare ogni volta e devo performare anche il rituale del fuoco.
per andare avanti ovviamente con la storia. Potenziamento, power up, come potete vedere. Quindi adesso armi di livello 2 quando si comincia la spedizione. Quindi man mano che noi ci potenziamo con i follower, potenziamo i nostri equipaggiamenti, mentre invece la preghiera potenzia le nostre strutture. Questa è la cosa importante. E qui facciamo adesso il rituale. Esatto, del fuoco, come potete vedere. E fare il rituale del fuoco ci consente di aumentare la fede senza nessun malus. Purtroppo alcuni rituali avranno anche dei malus, che ci in un qualche modo ci impediranno, tra virgolette, di crescere più facilmente. Però si potranno fare delle combo interessanti. Vi farò vedere delle combo interessanti su alcuni rituali compiuti uno dopo l'altro, che saranno carini. Ecco, dai loro dei regali, fai incrementare la loro lealtà in modo tale da poter potenziarti più velocemente, no? Quindi ti faccio vedere. Ehi tu, torna indietro, gli dai il regalo e come puoi vedere, e come potete vedere, la barra della lealtà viene incrementata. Quindi da questo momento in poi abbiamo sbloccato anche la lealtà dei nostri follower. E abbiamo sbloccato anche il suo nascondiglio per visitare casa sua. Quindi da adesso abbiamo il teleport che si sblocca e adesso dobbiamo fare il blessing. Quindi da questo momento in poi possiamo blessare i nostri follower e incrementare la loro lealtà e incrementare anche la fede. Possiamo anche dare un gift, quindi possiamo anche dare un regalo. Adesso daremo un regalo qui. Ecco, diamo un regalo, questo qua, small gift. Vedete? E anche con i regali incrementiamo la loro barra di fedeltà. Ecco, io adesso devo far crescere la lealtà di un follower fino al level up. Quindi anche a questo gli diamo adesso il regalo di... ok. Così cresce la lealtà mentre raccoglie risorse. Che questo è ottimo. Vedete, adesso i letti sono, diciamo, sono giusti per i miei follower. Quindi questa è una cosa positiva, molto positiva. Ok, mentre loro lavorano e fanno tutto, adesso possiamo visitare la casa di Ratau. Che è questa. Ratau sblocca un minigioco che sarà molto divertente da fare magari più in là. Qui abbiamo subito da sbloccare una forma follower, ovvero la forma del topo. Qui abbiamo delle bacche da raccogliere che io raccolgo come giusto che sia. E qui, come potete vedere, c'è anche la preghiera che effettua il nostro Ratau e che ci consente ovviamente di prendere dei bonus di preghiera ogni qualvolta noi ovviamente torneremo qui dopo un tot. Lì abbiamo un gift da prendere. Ok, questa è la presentazione della sua casa e questo è il gioco Knuckle Bones, che è per l'appunto il minigioco che vi farò vedere tra poco. Quindi prima prendiamo il gift, il big gift in questo caso, e adesso giochiamo una partita a Knuckle Bones. Knuckle Bones è un gioco molto semplice, che viene spiegato in realtà un po' male nel gioco, in realtà, ma che vi spiegherò io in maniera molto semplice. Lo scopo è quello di ovviamente fare un punteggio più alto rispetto al vostro avversario e avrete modo di poter mettere i bastoni tra le ruote al vostro avversario o facilitare la vostra giocata. La vostra giocata si facilita quando si ottengono due numeri uguali nella stessa colonna, mentre invece i bastoni tra le ruote le possiamo mettere i nostri avversari se utilizziamo lo stesso numero nella loro colonna dopo di loro. Quindi se io utilizzo un 6 e il mio avversario utilizza un 6 nella stessa mia colonna, mi distruggerà il mio 6. Mentre invece se sono io ad utilizzare il 6 successivamente, distruggerò la sua colonna. Ma giocandolo sarà più semplice da spiegare. Ratau rolla per primo e rolla un 3. Io rollo un 6, che ovviamente è più alto rispetto al 3, quindi lo metto da un'altra parte.
in questo momento vinco io. Lui rolla un 5, nessun problema. Io rollo un 4 che metto da un'altra parte, quindi al momento siamo ancora punteggio diverso. Ecco, io ho rollato un altro 4, quindi di conseguenza lo vado a mettere qui per raddoppiarne il valore. Quindi quando avete, ecco, quando avete i numeri uguali dovete metterli insieme. In questo caso io che ho rollato un 3 posso metterlo in questa colonna per distruggere il 3 di Ratau. Quindi nel momento in cui io prendo prima, anzi quando io prendo dopo lo stesso numero, ecco qui c'è un 1 e lo posso distruggere. Ovviamente distruggere gli 1, ecco lui mi ha distrutto il 4, distruggere un 1 solitamente non è una mossa intelligente, perché comunque l'uno non dà punteggio e quindi di conseguenza si può lasciare per i nostri avversari, mentre invece noi, ecco, se ce li levano ci fanno un favore in questo caso. Lo scopo in teoria sarebbe quello di riempire le caselle il più velocemente possibile quando si ha un vantaggio di punteggio, in modo tale che il nostro avversario non possa più fare niente in generale, e quindi di conseguenza avere appunto il vantaggio delle caselle riempite e il chiudere definitivamente la partita. Qui addirittura un triplo 6 che non mi era mai successo praticamente in vita mia. In tutto Cult of the Lamb non avevo mai fatto un triplo 6 in questo modo. E poi tra l'altro è una cosa buona, perché il triplo 6, avendo la colonna praticamente già tutta libera, cioè tutta occupata, lui non mi può distruggere. Madonna, un triplo 1. Madonna mia, l'ho disintegrato, l'ho letteralmente disintegrato. E qui, come potete vedere, vi ho spiegato, diciamo, come funziona il Knuckle Bones. Gioco molto divertente e carino, in cui si possono farmare anche soldi più avanti, quando si sbloccheranno ovviamente gli avversari più forti, ovviamente. Ok, adesso possiamo uscire e possiamo ritornare al nostro villaggio. Al nostro culto, che per il momento si chiama ancora Cult of the Lamb. Io probabilmente non cambierò come nome, lo lascerò così, anche perché comunque il gioco lo chiamo in questa maniera, quindi non farò un qualcosa di... Ecco, dobbiamo dare il nome, io lo lascerò Cult of the Lamb. E qui, come potete vedere, è salito di livello. Quando un follower sale di livello, esatto, mi dona praticamente lealtà e mi dona anche un frammento di comandamento. Quindi è importante in questo caso far aumentare il più velocemente possibile di livello i nostri follower, in modo tale che mi possano dare preghiera, quindi mi possano dare in un qualche modo loyalty e anche i comandamenti per poterli sviluppare il più velocemente possibile. Adesso il culto è cresciuto, adesso i miei follower ovviamente andranno a letto, io devo pulire la merda, il vomito qua, perché altrimenti i miei follower rischiano appunto di ammalarsi. Qui ci sono i ragni che mi fregano le risorse, devo fare attenzione ai ragni che mi fregano le risorse. Allora dovrebbe esserci altra cacca in giro, ecco qua. Mi sa che c'è anche qualcos'altro in giro di cacca, perché la barra lì non è al massimo. Eccola qua. Ok, quando la barra dell'igiene è al massimo vuol dire che avete pulito tutto. Quindi, allora, qui possiamo entrare. Possiamo sviluppare un altro comandamento. Quindi sviluppiamo adesso uno dei comandamenti, come potete vedere, dei 5 rami di gioco, quindi la vita dopo la morte, la preghiera e il lavoro, l'ubbidienza e l'ordine, la possessione e anche la sostenibilità del mio clan. La prima cosa che io vado a sviluppare è ovviamente work e worship, esatto, dove praticamente qui abbiamo un tratto che mi consentono di, cioè che mi consente di sviluppare il 15% in più la devozione più velocemente. Ed è assolutamente quello che ho intenzione di fare, perché questo mi dà la possibilità di far crescere il mio culto il più velocemente possibile.
E come potete vedere adesso l'abbiamo sbloccato praticamente come tratto questo, quindi non come rituale, vedete? Quindi non si sblocca tra i rituali, ma è un tratto, quindi è una caratteristica passiva che guadagno nei miei follower una volta sbloccata. Quindi adesso tutti i miei follower, a prescindere, avranno il 15% in più di possibilità di caricare più velocemente la barra della mia cultura, no? Quindi qua del mio totem. Quindi tutti coloro che nascono con la passiva del 10% in meno adesso sono praticamente guariti, perché tutti quanti adesso avranno il tratto del 15% in più. Quindi io avrò un 5% in più di base che consentirà di sviluppare meglio la mia cultura. Il mio culto in questo caso, non tanto la mia cultura. C'è una cacca che devo pulire. Ecco qua. Fatto questo, non ho altro da costruire al momento, perché al momento non c'è altro da costruire, però lascio del cibo. Ecco, questo è il cibo d'erba che vi dicevo prima, che sarà molto importante, perché una passiva che potremo sbloccare in futuro ci consentirà di annullare il malus di questo cibo. Quindi causare illness, che sarebbe appunto una malattia o comunque far star male i miei follower, viene totalmente tolto. Ovviamente non fa crescere di niente la fame, però se non si hanno altri cibi a disposizione, questa è la via più semplice per mantenere la fame a un livello decente. Avremo modo di vedere in futuro anche i rituali che in combinazione ci consentiranno di annullare totalmente la fame, quindi non ci sarà neanche questo problema, ma per il momento potrebbe essere la soluzione più invitante. Costruisco, cioè crafto in questo momento cibo con le bacche, che causeranno probabilmente la cagata istantanea dei miei follower, però in questo momento io esco, preferisco uscire, farli mangiare e andare a completare il mio primo diciamo bioma, sconfiggendo il predicatore. Oh, finalmente facciamola finita. Ti aspetto nel mio tempio, vieni. Eccolo qua. E il boss, come potete vedere adesso, viene modificato addirittura nel cultista, quindi viene modificato in questo. Allora, la spada velenosa, che non è affatto male. La spada e l'ascia sono le mie armi preferite, quindi fin quando abbiamo spada e ascia tra le mie armi, io sono sicuro di portarmi al 90% la vittoria della run, fin quando ho queste armi. Quando ho altre armi, un pochettino mi spavento, ecco, mettiamola così. Cioè, ma non tanto mi spavento per il fatto che io possa morire, ma più che altro per il fatto che i nemici, essendo un po' infami, preferisco eliminarli subito con l'ascia anziché non eliminarli subito e quindi perdere più tempo con delle armi più deboli. Allora, carta. Ok, un altro mezzo cuore che mi fa assolutamente comodo. Qui abbiamo nemico easy. La spada poi è comunque molto veloce, quindi la spada probabilmente è l'arma più equilibrata in assoluto del gioco, perché ha un ottimo bilanciamento per quanto riguarda danni e velocità. Oh, rivelazione della mappa. Quindi adesso vediamo tutta la mappa. Possiamo vedere tutta la mappa. Questo sarà molto comodo quando si vuole rushare e quando si vuole vedere magari diciamo l'ubicazione delle stanze extra, più che altro. Quindi quando si cercano le stanze extra con le armi o con ricompense particolari, tipo follower o totem eccetera eccetera, si può decidere di andare subito in quelle stanze e quindi lasciar perdere le altre, che è molto comodo, soprattutto quando si deve affrontare in questo caso un bishop, quindi un predicatore. Quindi andare dritto al punto e risolvere tutto. Un follower extra? Assolutamente sì.
Fate attenzione perché vi ricordo che i nemici, questi con le spade, quando caricano l'attacco non possono essere stunnati. Quindi fate molta attenzione. Ok, liberato. E così concludiamo questo episodio con l'uccisione già del primo predicatore, che penso sia molto valido come contenuto. Poi dopodiché mi dedicherò alla crescita del mio culto e vi farò vedere cosa riuscirò a combinare sconfiggendo poi il secondo predicatore. E poi continueremo la mia avventura che stavo continuando prima, dove appunto ho sconfitto solo i primi due predicatori e stavo continuando l'espansione della mia cultura, comunque in generale del mio culto. La chiamerò cultura, ma non fateci caso. Ecco qui, altro NPC che adesso mi insegna la pesca. Questo è un altro NPC molto comodo. Ecco, dice: vienimi a trovare qui, al villaggio dei pellegrini, che ti insegnerò come si pesca. La pesca sarà molto 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 utile, perché ci consentirà comunque di pescare il pesce, e il pesce ci consentirà ovviamente di produrre dei cibi più salutari, con meno malus quando si mangeranno, e quindi saranno comodissimi anche da vendere in futuro. Ecco qua, predicatore che ora si incazza come un mostro. La tua persistenza sta cominciando a infastidirmi. Ok, qui mi ha avvertito. Ecco, vedi, questa è un'altra cosa che mi dà fastidio di sto gioco, ovvero che i nemici, alcuni nemici, possano uscire fuori dalla mappa. E uscendo fuori dalla mappa praticamente caricano il loro attacco e ritornano dentro la mappa facendomi danno. Ed è una cosa che odio profondamente. Altra carta. Guadagno un altro cuore rosso, assolutamente sì. Qui invece abbiamo addirittura un albero, quindi risorse gratis praticamente. Capitano queste stanze, sono rare, perché io comunque non ne ho mai trovate. Addirittura due cuori neri mi ha droppato. Cioè, io queste stanze tipo non le ho mai beccate in tutto il mio gioco, che ho fatto praticamente tre partite già a Cult of the Lamb. Mai trovato questo tipo di stanze. Allucinante proprio, pazzesco. Oh, armi, ascia. Assolutamente sì. Anche se non sei velenosa, però l'ascia è l'ascia. Ragazzi, l'ascia, ascia estremamente OP. Qui per ora sto ottenendo tutti questi gold nuggets che per il momento non mi servono a nulla. Letteralmente a nulla. Vabbè, qui non ho bisogno di sfasciare tutto perché o sono pieno come... addirittura già sbuchiamo con gli elite. Non pensavo già da adesso. Ecco qua la cosa orribile di questo gioco, che penso sia veramente forse la cosa più brutta, è il fatto di non avere high frame di invulnerabilità quando si viene colpiti. Quindi se noi restiamo praticamente invischiati in un attacco particolare, perdiamo 27.000 cuori tutti in una volta. Sta cosa spero che comunque la sistemino, perché... cioè, il fatto che io comunque abbia perso un cuore e mezzo, perché ho letteralmente perso un cuore e mezzo per nulla, è un po' una minchiata, se devo essere sincero.
perché ho letteralmente perso un cuore e mezzo per lo stesso attacco praticamente. Cioè non l'ho perso per una manca, per una negligenza mia. L'ho perso proprio perché sono rimasto bloccato lì e praticamente mi hanno colpito più attacchi in quello stesso, diciamo, in quella stessa zona. E praticamente ho subito 3 danni di fila senza potermi neanche spostare. Quindi questa è un po' una cagata in realtà. E ora qui siamo pronti per affrontare il primo predicatore. Quindi si sblocca il cancello, presentazione e let's go. Primo predicatore. Ora i suoi follower, così come i miei, si sacrificano in questo caso, dandogli potenza, dandogli la forza. Eccoci qua. E questo è il primo predicatore nella sua forma completa. Evoca anche lui dei minions. I suoi attacchi sono molto simili a quell'altro boss che abbiamo affrontato, quindi in realtà non è troppo pericoloso. Però bisogna fare attenzione perché i minion comunque vengono a rompere un po' le palle. Esatto, e lui come vedete ha praticamente l'attacco che è lungo tutta l'area, quindi è abbastanza fastidioso. Cioè può risultare abbastanza fastidioso. Però di per sé non è pericoloso in realtà. Si può tranquillamente anticipare, ecco, tranne io che rimango fermo qui come un ceppo. Peccato che ho subito danno, qua mi sarebbe piaciuto farla no damage in realtà. I minion è tutta una cosa vostra personale, potete decidere di lasciarli, potete decidere di combatterli, è una cosa totalmente personale. Ecco qua fa l'attacco AOE, quindi qua bisogna schivare nel momento giusto, qui attenzione perché vi cade addosso. Esatto. E adesso qua comincia praticamente, questo è l'inizio della sua seconda fase. Quindi diciamo che adesso è un po' più aggressivo rispetto a prima. Ma nulla di esagerato, cioè nulla di particolarmente esagerato. Vedete, aggiunge al suo moveset questo attacco melee, che sono 3 hit che farà praticamente con la testa. Attenzione qua, questo brutto. Diciamo che la cosa più fastidiosa qui sono i minion che praticamente escono dal nulla e che possono farvi male, perché vedete loro possono praticamente sbucarvi letteralmente dal nulla. Attenzione all'attacco. Ok. Ora fa l'attacco 1, 2 e 3. Ah, minchia, mi ha colpito lo stesso, lol. Mi ha colpito anche di nuovo il minion. Ai, attenzione. Ah, pensavo di averlo preso. Ok. E il primo predicatore cade giù. Otteniamo il cuore dell'eretico. Questo sarà importante in futuro. Molto in futuro. E sblocchiamo la prima catena del nostro Lord. Quindi la prima catena, ovviamente otteniamo altre ricompense, un altro pezzo di tavola per quanto riguarda i nostri comandamenti, un'altra decorazione. Ed è per questo che fondamentalmente il lato roguelite dura di meno, perché comunque 4 run fatte così velocemente, già nel giro di 2 puntate abbiamo addirittura sconfitto il primo dei predicatori, no? Quindi
è abbastanza facile. È vero che comunque la difficoltà very hard ti mette un po' i bastoni tra le ruote, con lo spawn di nemici, le cure, le armi, eccetera, ma di per sé il combattimento è molto facile. Quindi non c'è molto gameplay da questo punto di vista. Il lato gestionale è sicuramente la parte centrale ed è sicuramente la parte migliore di tutto il gameplay. Su questo c'è poco da dire. E qui ovviamente adesso abbiamo tutti i nostri follower che ci aspettano, che festeggiano. Ecco qua. Qui abbiamo tutte le cose che vengono raccolte dai nostri follower. Qui abbiamo la possibilità di craftare altro cibo. Ok, craftiamo altro cibo per i nostri follower. E intanto devo andare anche a trovare il mio amichetto al villaggio del pellegrino. Qui abbiamo sbloccato un altro power up, quindi il culto l'abbiamo già fatto. Un'altra cosa che io vi consiglio poi di sbloccare successivamente è questo, l'offering statue, semplicemente perché, esatto, questo ci consente di sbloccare il tabernacolo. Il tabernacolo sarà il precursore di quelli che saranno i power-up più forti in assoluto del gioco, ovvero la riduzione dei materiali da utilizzare nei rituali e la riduzione addirittura del cooldown dei rituali. Quindi poter effettuare rituali più velocemente e farli costare meno è sicuramente la chiave di volta per far crescere velocemente il vostro culto. Altra missione. Qua mi devo pulire perché altrimenti dice che qualcuno si sentirà male. Questa è un'ottima notizia, così posso fare la pulizia, esatto, e al tempo stesso prendere la ricompensa dal mio follower che cresce subito il livello. Yes. Io costruirei qualche altro letto in realtà, perché poi i letti devono essere, diciamo, subito disponibili per i follower che devono joinare il culto. Ah, 10 di fede quando si ammala. Ok, va benissimo. A lui lo mettiamo aiuto con le costruzioni. Ovviamente il predicatore non è un follower, quindi noi qua ne abbiamo preso soltanto uno in questo caso. E qui adesso possiamo ripiazzare un'altra volta no la nostra coltivazione. Ok, questo ha cagato e noi lo sistemiamo. Possiamo predicare il sermone, sblocchiamo l'abilità della corona grazie al cuore, perché il cuore praticamente diciamo che il cuore del dissidente o comunque il cuore del traditore ci consente di sbloccare un potenziamento permanente. Quindi sarà un potenziamento che noi avremo a disposizione sempre, ogni volta che cominceremo una run. Vedete? Praticamente possiamo sbloccare la resurrezione, quindi quando veniamo uccisi all'interno di una crociata o comunque all'interno di un'esplorazione, possiamo sacrificare un follower per resuscitare. Oppure una volta al giorno mangiare un pasto mi permetterà di ottenere un cuore azzurro. L'onnipresenza che mi permette di poter abbandonare istantaneamente la mia spedizione quando raggiungo un luogo di teleport, e questo sarà molto comodo, soprattutto per la parte finale del gioco, dove bisognerà accumulare follower, uscire, accumulare follower, uscire, eccetera, eccetera. Ma il primo potenziamento che io faccio sempre è questo, ovvero ricevere un cuore malato all'inizio di ogni run. Quindi avere un cuore nero all'inizio di ogni run. È il potenziamento che faccio istantaneamente, e poi gli altri ovviamente man mano che proseguo la mia crociata. Allora, rituali al momento non ne devo fare, non posso istituire altri comandamenti. La fede è cresciuta in modo abbastanza
Vabbè, la fede è cresciuta già in maniera abbastanza regolare. Posso costruire in realtà, ecco, vedete, altre piantagioni. Cosa importante, quando costruite la farm, le piantagioni costruitele dentro la farm, perché la farm vi darà una percentuale, diciamo, di bonus per quanto riguarda la velocità della crescita del vostro cibo. Un'altra cosa che ovviamente mi sono dimenticato di sbloccare, ma che sbloccherò subito dopo, sarà lo spaventapasseri. Perché il vostro raccolto solitamente viene in un qualche modo compromesso dagli uccelli, che possono mangiarvi letteralmente il raccolto. E quindi bisogna fare attenzione. Ovviamente facciamo i blessing per aumentare più velocemente. L'aumento di livello. Qui ovviamente l'acqua viene data automaticamente dai nostri follower. Vedete, fanno crescere comunque di un bel po' la lealtà, il fate, o comunque in generale il blessing da un bel po' di level up per quanto riguarda i nostri follower. Vedete, quindi è molto importante comunque avere la possibilità di blessare, specialmente quelli che comunque sono vicini al level up. Ed è anche un modo comunque per guadagnare fede. La fede che comunque scende a poco, anche a causa della fame, potrebbe essere un ottimo compromesso da utilizzare per aumentare la fede. Allora, andiamo a trovare il pescatore, giusto per chiudere l'episodio in maniera completa, anche perché già sta durando un bel po', quindi io preferisco chiuderlo adesso. Intanto ne approfitto, prendo un paio di bacche, anche se le posso prendere dopo, infatti le prendo dopo. Eccolo qua. Quindi praticamente adesso noi possiamo catturare un pesce, no? Quindi per fare il tutorial della pesca, catturiamo un pesce. Ecco qua. Dice: bravo, non sei così inutile come pensavo. Ok, adesso lui mi ha fatto la richiesta, vedete, di catturare un granchio, un polipo, un calamaro, eccetera, eccetera, per darmi un oggetto particolare. Sblocchiamo anche una carta che da questo momento in poi ci consente di ottenere dei pesci uccidendo dei nostri nemici. Ovviamente è un equipaggiamento passivo che dovremo ottenere all'interno delle nostre run, quindi per il momento non è una cosa, diciamo, scontata. E qui invece troviamo un altro culto, che è il culto praticamente del faro. Quindi accendiamo il loro faro, loro si alleano con noi e, come potete vedere, riescono a instaurare praticamente un altro altare che noi possiamo utilizzare per raccogliere potenziamento passivo ogni qualvolta noi magari finiamo col venire qui per un motivo o per un altro. Qui ci sono altre carte che possiamo raccogliere, che sono anche abbastanza interessanti, ma credo di non avere i soldi a sufficienza. Ah no, queste ce l'ho, quindi doppio delle risorse, questo è ottimo. Quindi si raccolgono il doppio delle risorse quando si effettua ovviamente il raccoglimento dei materiali. Questa è un'ottima carta. Poi questo mi permette di sparare un raggio dalla mia arma ogni 10 secondi. Quindi sparo un proiettile dalla mia arma, questa è un'ottima carta pure. Vediamo se posso prendere anche questa, sì. Perfetto, 20% di danno in più durante il giorno. Quindi se io effettuo una spedizione durante il giorno faccio il 20% di danno in più. Molto molto comoda. Per pescare i pesci poi lo farò per conto mio, lo farò più in là.
Anche perché per il momento non c'è altro da dovervi far vedere, perché diciamo che tutte le cose di base ve le ho fatte vedere, il resto vi viene spiegato dai tutorial e ovviamente tutto il resto dipende da voi. Le uniche cose che vi farò vedere io adesso saranno l'uccisione del secondo boss e poi successivamente tramite la mia partita, quella che stavo continuando, vi farò vedere ciò che ho costruito, come l'ho costruito e il perché soprattutto l'ho costruito. E vi farò vedere anche qual è la differenza di culto tra una religione più pacifica e una religione più aggressiva, perché ovviamente ne parleremo e la analizzeremo insieme. Detto questo, non c'è nient'altro che devo dirvi per ora. Ci vediamo quando sconfiggerò il secondo, come dire, il secondo predicatore. E poi ci continueremo insieme l'altra mia avventura che è messa molto meglio rispetto a come sono messo adesso. Quindi grazie per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!